è assodato. Una persona che contrae l'infezione è pericolosa. Certo, se oltre ad aver contratto l'infezione ha anche problemi mentali. Ciao, io sono Stefano e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Prima di passare alla notizia, ti inviterei come sempre ad iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornato sui prossimi video. Inoltre, volevo invitarti a iscriverti anche al gruppo Telegram di Intanto in Thailandia e il link lo trovi sotto in descrizione. Arrestata e subito messa in quarantena una donna di 53 anni con la febbre che ha sputato addosso a dei funzionari sanitari che volevano offrirle una mascherina su un treno nei pressi di Nakhon Ratchasima. La donna, il cui nome non è stato rivelato, è salita sul treno a Nong Son senza pagare il biglietto. Alcuni passeggeri, osservandola, hanno notato che sembrava sofferente, come se appunto avesse la febbre, e non indossava la mascherina, per cui allarmati hanno chiamato il capotreno e lo hanno avvisato. Sono stati subito avvisati degli operatori sanitari, i quali sono saliti sul vagone e hanno offerto una mascherina alla signora e l'hanno invitata ad andare al centro Covid-19 più vicino per farsi misurare la temperatura e vedere un po' se stava bene o male. La signora è andata in escandescenza e ha incominciato a urlare e a sputare addosso a questi operatori sanitari. E questo ha generato il panico anche fra gli altri passeggeri, si sono spaventati di possibili contagi. Gli operatori sanitari sono stati costretti a ammanettarla e portarla di forza fuori dalla carrozza. Dopodiché, con lo scanner, le hanno misurato la temperatura e aveva 37,9, sicché l'hanno subito dirottata verso il Nong Son Hospital per ulteriori controlli e del caso mandarla in quarantena. Nel momento in cui la donna è stata portata via, il capotreno ha chiamato una squadra per la disinfettazione del vagone e questo ha portato un ritardo del treno di circa un'ora. L'ospedale dove è stata ricoverata la donna ha dichiarato che la conoscevano in quanto era stata ricoverata precedentemente per malattie mentali e attualmente è stata posta in quarantena per vedere l'esito appunto dei 14 giorni, se effettivamente è infetta, insomma, ha il virus addosso o se ha solo una febbre comune. Qualora dovesse risultare negativa all'influenza, verrà riconsegnata ai suoi parenti. Anche per questa notizia è tutto, ti inviterei a lasciarmi un like, a condividere questo video sui tuoi social e ti inviterei anche a iscriverti al gruppo Telegram Intanto in Thailandia. E come ho detto prima, il link è sotto in descrizione. Dai, su! Noi ci vediamo il prossimo video.